non abbiamo sicuramente giocato una delle nostre migliori partite. Nel primo tempo avevamo il pallino del gioco in mano, però eravamo poco concreti e ne abbiamo avuto un'occasione dove è stato bravo Fiorillo. Loro avevano avuto un'occasione con il loro centravanti, con Odgar, e poi al termine del primo tempo c'è stata la loro rete, dove abbiamo in maniera abbastanza evidente commesso un errore. E nel secondo tempo abbiamo tenuto il gioco, ma in pratica non siamo mai stati pericolosi, non eravamo in una buona giornata oggi. Abbiamo faticato soprattutto nel secondo tempo, ripeto, perché il Pescara era ovvio che si posizionasse in maniera molto difensiva, cercando qualche ripartenza, come è avvenuto, ma noi abbiamo sbagliato molto sotto tanti punti di vista. Così, è stata una giornata non positiva.